Heidi, capitolo 11. Heidi acquista da un lato ma perde dall'altro. Ogni giorno di pomeriggio la signora Seseman sedeva presso la nipote e chiudeva gli occhi per qualche minuto, poi andava subito in cerca di Heidi e soleva distrarla con diverse occupazioni. Le aveva insegnato come vestire bambole e la piccola imparò, quasi senza avvedersene, a tagliare e a cucire i vestitini. Eppure non aveva ripreso la sua allegra spensieratezza e nel visino triste gli occhi parevano spenti. Perciò la signora un giorno le chiese a bruciapelo: «Dimmi un po', bambina mia, perché sei sempre tanto triste? Hai sempre il tuo dispiacere sul cuore?» «Sì, l'hai confidata al buon Dio?» «Sì, e lo preghi tutti i giorni perché ti aiuti?» «No, non lo prego più.» «Ma che dici, Heidi? Perché non lo preghi più?» «Perché è inutile, il buon Dio non mi ha ascoltata. Chissà quante persone a Francoforte lo pregheranno in una volta», disse con una certa agitazione. «Sono sicura che non mi può sentire.» «Come puoi esserne così certa, Heidi? Ho chiesto la stessa cosa al buon Dio tutti i giorni per parecchie settimane di seguito ed egli non ha fatto ciò che volevo. Ma no, cara, non è così che devi fare, vedi? Il Signore è il nostro buon padre, egli ci conosce tutti uno ad uno e noi dobbiamo avere in lui un'immensa fiducia. Egli ti avrà certamente sentito come ascolta tutti gli uomini, ma forse non crederà opportuno il momento per esaudirti. Certo, si sarà detto: sì, Heidi avrà ciò che chiede, ma non ora. Se acconsentissi subito al suo desiderio, non ne proverebbe nemmeno piacere. Bisogna allora che tu continui a pregarlo e, vedendo la fiducia che hai in lui e la tua perseveranza, egli ti concederà la grazia al momento più favorevole. Devi chiederle perdono, vedi, perché non ti sei fidata di lui. Heidi aveva ascoltato attentamente, aveva per Mamma Rosa un affetto illimitato ed ogni parola le arrivava dritta al cuore. «Andrò subito a chiedergli perdono», disse alzandosi, «e non lo dimenticherò più». «Brava, così va bene, e sta tranquilla che quando sarà venuto il momento egli ti esaudirà». Heidi corse subito a rinchiudersi in camera e pregò il buon Dio che volesse perdonarla e che non le facesse mancare la sua paterna protezione. Infine arrivò il giorno della partenza di Mamma Rosa, un bel triste giorno per Clara e l'amica, ma la nonna fece le cose in modo che nessuno ebbe il tempo di pensarvi fino a che la vettura non fu giunta alla stazione. Allora soltanto vi fu un gran vuoto ed un gran silenzio in tutta la casa. Heidi e Clara passarono il resto della giornata sedute vicine, chiedendosi come avrebbero trascorso ora il loro tempo. L'indomani Heidi andò da Clara col libro sotto il braccio. «Ora leggerò sempre per te. Vuoi, Clara?» disse, e si mise all'opera con ardore. Ma a un tratto la lettura cessò. Il racconto narrava di una vecchia morente ed Heidi, scoppiando in singhiozzi, gridò: «La nonna, la nonnina sarà morta ora!» Si immedesimava talmente delle vicende che leggeva che sogni in realtà erano ormai tutt'uno per lei. «Non potrò più vederla, non potrò più portarle i panini!» Clara cercò di spiegarle come non si trattasse della nonna sull'Alpe, ma di un'altra nonna, creata dalla fantasia del romanziere. Tuttavia, anche rendendosene conto, Heidi non fu per nulla consolata e continuò a piangere. Soltanto ora pensava che durante la sua assenza la nonna avrebbe potuto morire, e anche il nonno, e allora tutto sarebbe stato silenzioso e morto sull'Alpe, ed ella sarebbe rimasta sola senza aver rivisto quelli che amava. La signorina Rottermeier aveva udito le parole di Clara e quando vide che Heidi non cessava il suo pianto disperato, le si avvicinò visibilmente impazientita. «Adelaide!» disse in tono categorico. «Vuoi finirla con questi piagnistei? Se non la smetti, ti porterò via i libri per sempre!» La minaccia fece il suo effetto. La bimba impallidì spaventata, asciugò in fretta le lacrime che le colavano lungo il naso e ringoiò i singhiozzi. A partire da quel giorno non pianse più, ma gli sforzi fatti per trattenere il pianto durante la lettura dei racconti commoventi non giovarono alla sua salute, dimagriva a vista d'occhio e Sebastiano sentiva stringersi il cuore quando la vedeva rifiutare ai pasti ogni sorta di cibo appetitoso e squisito. Spesso cercava di incoraggiarla mentre le porgeva il piatto: «Prendete, su, signorina, è eccellente, su, ancora un poco, coraggio!» Ma quei paterni consigli non servivano a nulla. Heidi non mangiava. La sera, quando posava il capo sul guanciale, i ricordi le si affollavano alla mente. Da allora piangeva sconsolata, sicura che nessuno potesse sentirla. E il tempo passò.
senza che ella quasi avvertisse la diversità delle stagioni. I muri delle case di fronte erano sempre gli stessi ed ella non usciva di casa se non quando Clara era abbastanza in forze per una gita in carrozza. Quelle passeggiate, del resto, erano sempre brevi. Clara non sopportava le scosse della vettura, che d'altronde si limitava a percorrere le strade cittadine fra la folla compatta, ove non si scorgevano né fiori né abeti. Né montagne. Allora, al desiderio ardente di rivedere quei luoghi familiari, si impossessava di Heidi in modo tormentoso. Solo il nominare una di quelle cose amate bastava per rinnovare il dolore contro il quale lottava con tutte le sue forze. Così trascorse l'autunno, poi l'inverno, e presto il sole cominciò a brillare di una luce smagliante sui muri delle case di fronte. Heidi pensava, vedendolo, che era giunto il tempo per Pietro di risalire al pascolo col gregge, ed egli avrebbe rivisto i fiori brillare ai raggi di quello stesso sole, i monti accesi di luce infuocata. Sedeva allora tristemente nell'angolo della camera, nascondendo il viso fra le mani per non vedere quella luce che la faceva soffrire, e fino a quando Clara non la chiamava, rimaneva immobile, lottando silenziosamente contro la nostalgia che le rodeva il cuore.